per subire la finale esordienti maschi 800 in linea, Cristiano Bianco, Toccavo Russo, Faccino e Mantovan Coreale, Iannendo sul percorso in gara 4 nei finali, che si rende necessario disputare per portare in mano la classifica complessiva di prova per la categoria esordienti maschi. Siamo ai 200 al termine a prendere la guida nella gara, in questo partito Cristian Ive dei Corvi, sempre il concorrente a colori della società Sara, a guidare tutti gli altri concorrenti di Brescia della curva, e tutti naturalmente di proiettare tutti quanti sulla traguardo finale, che da nuovo a noi di registrare il tipo di capire. L'ultimo giro, spegno della campana per questi concorrenti, sempre a condurre Cristian Ive in seconda posizione, con Alessandro della Spigliola, e a seguire la posizione numero 3 è Matito, sempre dei Corvi. Gli altri concorrenti si stanno leggermente allungando sul percorso, siamo quasi alle battute conclusive, gli altri di finale anche di questa prova, ed ecco l'arrivo quantomeno del battistrada che dà a noi un tempo di cattivo di 1.38 e 58. Via anche la sguardo finale 800 in linea esordienti maschi, Paglieri, Castellanza, San Bruno, Gioncilla, Mercucci, Pinoglio, Paretti, Tognano, La Viola, Rosi, Rosini, questi concorrenti sulla percorso di gara che stanno per affrontare e superare il traguardo dei due giri alla conclusione, lo fanno adesso a dare tempi a vedere il gruppo, e Tenoglio Riccardo, concorrente numero 448 della pagina Polizia Mauro Torinesi, affiancato il circuito da Paolo Simone, di Cazzano Dada, che sembra, dire, ci sembra aver allungato in forma ulteriore, preso la guida di questa finale, secondo il presidente del 4. Quindi sì, è proprio il concorrente dello Scotto Club di Cassano Dada, si tratta del concorrente numero 50, Paglieri Simone, che allo spiro della campana ha guadagnato un rispetto di importante margine di vantaggio, anche se è tavolato in modo molto avvicinato, è stato molto ben avvicinato, andando a prendere il concorrente. Rosini è il vice del gruppo Cosmo, numero di gara 110, che si sta veramente sforzando per recuperare il terreno pubblico. Siamo alle battute conclusive, lavorata finale e arriva sul traguardo con un tempo di incremento di 1.33 e 65, 1.33 e si segue di bene poi di tutta la prova, di tutta la gara per la terza finale in programma, sempre esordienti maschi a Capito in media, lo ribadiamo ancora il tempo, parla da padrone, il tempo da battere quello realizzato alla batteria numero 2, 1.33 e 65, atleti che stanno procedendo facendo, devo dire, molto bene sul percorso, a determinare i tempi in questa fase della prova sono Bruno Gioele e del corso Crippes, la prima alternata stanno determinando i tempi per il gruppo di continuo ancora molto compatto, felicità porterà tutti loro al passaggio dell'ultimo giro, passaggio scuro della campagna. Campana ad annunciare che è l'ultimo giro a compiere, sempre il componente Bruno Gioele dello Scalcordi a guidare il gruppo di turisti in seconda posizione, intanto i suoi confronti con i rimani in seconda posizione, questa posizione è occupata dal concorrente particolare del turisti, con ogni probabilità a fare la Lorenzo. Grande vivacità tra questi tre atleti che si stanno affastando per la volta finale
e per tenere bassi i tempi nel coprire la distanza 1:29:47, 1:29:47 e questo. Sugli 800 metri, che ce l'ha fatto nel giornale 1:29:47, che è quello di riferimento della terza batteria, si pone davanti a tutti in questa fase della gara con tanti numeri di campagna, Simone Patinaggio con una Fusella e con la Renato, però da tanti atleti che fanno che lo sanno gruppo che sta affrontando la curva per superare il traguardo nell'ultimo giro, quindi quello che prende lo scuola della campagna. Ancora in giro pallone per chiudere la prova in questa volta contro il tempo. Giuliani Andrea rende attiva la guida della gara, è lui che sta allungando ma allora si fa un bel discorso la campagna la condizione. Se la nuova crescita tira bene. Siamo all'ultima curva degli Abramovici, anche in questa finale dello sprint, dopo siamo sulla barra, e voi tutti voi inattivati per capire chi si aggiungerà questa prova, 1:24:72, è il miglior tempo, realizzato, attenzione, una caduta che coinvolge uno sfortunato concorrente.